Ciao ragazze, le rughe non sono tutte uguali. Sono Martina Bindi, ho 53 anni, da oltre 30 anni nel settore beauty come estetista e circa 10 anni fa ho messo a punto il mio metodo, diventando oggi poi Pro Aging Specialist. Perché le rughe non sono tutte uguali? Innanzitutto è importante fare una netta distinzione fra l'età anagrafica e l'età biologica. L'età anagrafica, quanti anni ho? Quindi 53. L'età biologica, come sono realmente, quindi come realmente sto funzionando e il mio stato di salute. Infatti, se geneticamente, perché in tante mi dite, Martina, ok, però quella è fortunata perché geneticamente non è predisposta alle rughe, e quella invece è sfortunata perché è predisposta alle rughe, sappiate che solo il 30% dipende dalla genetica, l'altro 70% dipende da quello che facciamo noi. Perciò fare la cosa giusta o la cosa sbagliata fa tutta la differenza del mondo. Anche perché io non credo affatto nell'approccio localizzato, quindi applicare un siero, una crema, oppure riempire una ruga, fare un botox, fare un peeling chimico, come approccio anti-age. La nostra pelle, il nostro essere non è staccato dal resto del corpo, e l'obiettivo del metodo Pro Aging che io divulgo con così tanta passione non è quello di avere a 80 anni zero rughe, è quello di avere a 80 anni un corpo e una pelle che ne dimostrano e che ne hanno 70, quindi di far sì che comunque l'età biologica sia sempre inferiore all'età anagrafica. Cosa è importante fare? Come prima cosa un'autovalutazione, che abbiamo forse già fatto insieme anche in qualche altro video, ma che oggi riassumo giusto perché ogni tanto mi dite: Martina, mi sono persa, sono troppe cose. Quindi è importante fare una autovalutazione, oppure richiedere il mio aiuto, se avete patologie assolutamente l'aiuto del medico, di tipo 1. La flessibilità e l'elasticità dei vostri muscoli, la postura, il tono muscolare, quindi avremo delle zone troppo contratte e altre troppo ipotoniche, la microcircolazione, quindi la circolazione di superficie, la circolazione periferica, il sistema cardiovascolare, la funzionalità dei nostri organi, quindi come digeriamo, come assimiliamo il cibo, come funziona il nostro intestino, perciò lo stato generale, no, degli organi interni, e lo stato reale della nostra pelle. Perché come dice la ricerca, e vi rimetto di nuovo il link della descrizione, una pelle in squilibrio, quindi una pelle che tira, che si arrossa, che dà prurito, che si squama, ecco, è una pelle che vi sta facendo invecchiare alla velocità della luce, perché proprio come dice la ricerca, una pelle in squilibrio non solo invecchia lei alla velocità della luce, ma fa invecchiare anche tutto il vostro corpo. Perciò, se siete in grado con i miei contenuti, e se non siete iscritti al canale, vi consiglio di iscrivervi, vi lascio anche di questo il link in descrizione, e utilizzate i miei contenuti per fare questa sorta di autovalutazione, oppure potete contattarmi per una consulenza personalizzata gratuita. Io e le mie colleghe saremo davvero contente di seguirvi e in qualche modo di accompagnarvi in questo meraviglioso percorso per ritrovare noi stesse ed avere un approccio realmente pro aging. Quindi io a 53 il mio obiettivo è dimostrarne 43. Chissà se ci riusciremo. Un abbraccio, alla prossima!